Iniziamo la rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, che dedica il suo titolo centrale alle questioni di casa Milan, con i rossoneri impegnati oggi alle 18 contro l'Udinese. Il pugno duro di Fonseca. Leao sei fuori, alle 18 Milan-Udinese. Rafa finisce in panchina. Il tecnico, chi sbaglia paga e il nome non conta. Capello, giusto così, escluso anche Abraham. Spazio anche al big match Juventus-Lazio, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium. Ci prova Yıldız, stasera con la Lazio allo Stadium, chi vince prende il Napoli. Guida la Juve dei giovani a caccia del primato. Motta, Baroni, e gli anni con Messi e Maradona. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano dedica la prima pagina a Juventus-Lazio, super sfida del sabato di Serie A, conta alla Juve. Arriva la Lazio, 20.45. Chi vince aggancia in testa il Napoli. E senza 5 big ma Motta carica, o Fagioli e UEA. Occasione per Douglas Luiz, il brasiliano ha avuto una reazione straordinaria. Baroni recupera Guenduzzi. Il Bologna a Marassi, 15. Anche Endway è KO. Tutto su Castro. Milan, c'è l'Udinese, 18. Fonseca manda Leao in panchina. Domani sera Roma-Inter. Juric, trappola per Di Marco. Sinner Alcaraz, una finale a peso d'oro. Six Kings Slam, non è solo gloria. 6 milioni di dollari al vincitore. Djokovic e Nadal per il terzo posto. Chiudiamo la rassegna stampa con Tutto Sport. Il quotidiano torinese apre ovviamente con un focus sulla Juventus in vista della partita contro la Lazio. Yıldız e Douglas per la svolta anti-Conte. Ore 20.45 Juve-Lazio. Motta. Bel gioco sì, ma deve portare punti. Chiamato a vincere malgrado l'emergenza per agganciare il Napoli prima della Champions e dell'Inter, il tecnico elogia il brasiliano in crisi e chiede continuità e nuove magie al turco. Danilo. Toglietemi la clausola. Spazio al mercato di casa Torino, con i Granata alla ricerca di una punta al posto dell'infortunato Duván Zapata. Toro. Una punta e un difensore per gennaio. Vagnati cerca rinforzi senza budget. Cairo non chiarisce le intenzioni, il DT lavora sui prestiti, però il Napoli chiede 15 milioni per Simeone. Rinnovi. Grana Linetti. Corriere della Sera. Migranti, scontro governo toghe. Il tribunale, via dall'Albania, tornino in Italia. Meloni, contro di noi parte delle istituzioni. Le opposizioni, intervenga la UE. Processo a Salvini, i ministri della Lega in piazza. E lui, in mano a giudici di sinistra. L'arringa di Buongiorno. Open Arms voleva sfidare il Viminale. Israele, il dopo Sinuor e l'ansia per gli ostaggi. Hamas, niente rilascio. Parla la madre del 15enne vittima dei bulli che si è suicidato. Nessuno ha difeso il mio Leo. Al preside ho detto di andar via. Nioni pronto a stupire con il Liverpool. Primo contratto da professionista per il classe 2007. Trey Nioni, centrocampista classe 2007 del Liverpool, ha firmato il suo primo contratto da professionista con i Reds. Il 17enne è un trequartista e ha già fatto intravedere le sue qualità nelle varie squadre giovanili. L'inglese vanta 15 presenze e 2 gol con l'Under 18 del Leicester, 19 gare e 3 reti con l'Under 21 del Liverpool, un match in Youth League, ma soprattutto un gettone con la prima squadra che all'epoca era diretta da Jürgen Klopp. Il Bayern punta con forza su Wirtz, il Leverkusen fa resistenza e pone il veto sui bavaresi. Florian Wirtz è diventato il principale obiettivo del Bayern Monaco per la prossima estate, con il club bavarese pronto a mettere sul tavolo una cifra importante per il trasferimento del 21enne talento tedesco. Max Eberl, dirigente del Bayern, ha già avviato i primi contatti per sondare la possibilità dell'acquisto. Tuttavia, il Bayer Leverkusen è fermamente deciso a bloccare qualsiasi trasferimento al Bayern. La dirigenza del club ritiene infatti che il Manchester City sia attualmente il club che mostra il maggior interesse concreto per Wirtz, con sforzi intensificati per assicurarsi il suo cartellino.
Se Wirtz dovesse decidere di partire, il Leverkusen vorrebbe trasformare la cessione in una vendita record, ma soltanto con un trasferimento all'estero. Uso illegale di alcune leve nel 2023, il CAS ha respinto il ricorso del Barcellona. Nuovi guai per il Barcellona. Secondo quanto riportato da Marca, la Corte Arbitrale dello Sport, CAS, concorda con la UEFA riguardo all'uso illegale di alcune delle leve che il Barcellona ha utilizzato nell'estate del 2023 e che la Camera di Controllo dell'Ente Calcistico Europeo non ha ritenuto valide. La procedura ruota intorno alla presunta classificazione errata del vantaggio ottenuto dal Barcellona dalla vendita dei diritti audiovisivi per un importo pari a 267 milioni e 89 mila euro per il periodo che termina nel 2022. La vendita comprende il 10% dei diritti TV dei Blaugrana relativi alla Liga per un periodo di 25 anni. Barcellona, Szczesny vicino al debutto, sono pronto, mi sono allenato duramente. Wojciech Szczesny è pronto a fare il suo debutto con la maglia del Barcellona. Il polacco ha fatto la sua particolare prestagione approfittando della pausa per le nazionali per mettersi in forma. Non bisogna dimenticare che si era ritirato al termine dell'ultimo europeo. Il portiere si è allenato duramente in questi giorni alla Ciuta Sportiva ed è già pronto per giocare, come si evince dalle sue parole in un'intervista a TV3. Sono pronto. Mi sono preparato in queste due settimane per essere in forma. Se gioco o meno è una decisione del mister che devo rispettare. Ma io mi alleno per giocare e sono già pronto, ha detto il portiere. Al mondiale per club ci sarà anche Messi. L Inter Miami sarà invitato dalla FIFA. La FIFA ufficializzerà tra qualche giorno una notizia attesa da molti. L Inter Miami sarà invitato formalmente a disputare il prossimo mondiale per club, in programma nell'estate 2025. Una decisione che quindi permetterebbe a Lionel Messi di aggiungersi alle altre stelle che si contenderanno il trofeo negli Stati Uniti. L Inter Miami occuperebbe così il posto su invito destinato a una squadra del paese che ospita la nuova competizione. La CONCACAF avrà anche i Rayados de Monterrey, il León, il Pachuca e i Seattle Sounders. La FIFA non ha ancora chiarito quali criteri utilizzerà per assegnare l'invito ma, secondo Marca, avrebbe già deciso che andrà alla squadra della Florida a prescindere dall'esito della fase playoff, che assegnerà il titolo della MLS. L Inter Miami è stata comunque la miglior formazione della regular season.